I conflitti nel mondo sono sempre stati numerosi e molteplici, la storia ne racconta fin troppi. Anche nel mondo di One Piece ormai stanno arrivando notizie su molteplici scontri, anche nel mondo creato dall'Eiichiro Sensei. Infatti negli ultimi capitoli abbiamo visto come uno dei quattro imperatori, ovvero Barbanera, si sta scontrando con uno della peggiore generazione, ovvero Trafalgar Law. Ma non solo, nell'ultimo capitolo, il 1076, veniamo a scoprire che Eustace Kidd si sta avvicinando all'isola di Elbaf, ma questo gli porterà un altro scontro, ovvero quello con l'imperatore Shanks il Rosso. Che cosa sta per succedere nel mondo di One Piece? La tanto agognata guerra al trono, ovvero il trono del re dei pirati.今はどうだ、膨れ上がった海賊たちの数に対して、がら空きの椅子が一つ、わかるよな。始まるんだよ、海賊の歴史上最大の覇権争いが。 Ciao a tutti ragazzi, sono Ram Deadman e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parliamo dell'importantissimo momento in cui stiamo vivendo One Piece, in cui sta per iniziare la vera e propria guerra al tesoro One Piece. Ma prima di iniziare, ragazzi, come al solito, vi ricordo di lasciare un like e di commentare il video per supportare il canale e di iscrivervi anche al canale Telegram per essere sempre aggiornati sull'uscita dei video e di seguirmi anche sui social, i link che trovate tutti quanti qui sotto in descrizione. Con il capitolo 1076 veniamo a scoprire che Kid, andando verso Elbaf, si sta imbattendo in un nuovo scontro con Shanks, uno dei quattro imperatori che ha già fronteggiato in passato, uscendone sconfitto e mutilato. Ma proprio in questo capitolo scopriamo che durante il primo scontro con i Pirati del Rosso, Kid non ha nemmeno visto il volto di Shanks, venendo sconfitto ancora prima. Quindi chi è il pirata del rosso che ha amputato il braccio a Kid? Durante proprio l'ultimo capitolo ci viene anche data la risposta in modo velato. Ben Beckman infatti deride Kid e i suoi pirati, con la risposta di Lucky Roo che ci fa capire che è stato proprio il braccio destro di Shanks a mutilare Kid durante il loro primo scontro. Tornando al capitolo, mentre Luffy ha le prese con le vicende su Egghead, il mondo esterno all'isola del futuro sta vivendo un momento molto turbolente. Infatti, ben due imperatori sono in combattimento con dei pirati fortissimi che hanno appena battuto un altro Yonko. Barbanera infatti sta combattendo contro Law a Winner Island per impossessarsi del Road Pony Griff, e lo stesso sta accadendo ad Elbaf. Kid, alla ricerca dell'uomo marchiato dal fuoco, che potrebbe essere quindi Saul, che sappiamo trovarsi proprio nella Terra dei Giganti, per far leggere i propri Pony Griff. Ora sta per scontrarsi con Shanks, che anch'esso ha dichiarato di volersi andare a prendere lo One Piece dopo gli eventi di Wano. Ma come si risolveranno gli scontri tra questi fortissimi pirati? Sia per Law che Kid la vedo molto dura, ma punto su un'interruzione degli scontri dovuti a terzi. Mi spiego meglio. Per lo scontro tra Law e Barbanera c'è la possibilità che vengano interrotti dall'arrivo di Garp, che vuole salvare Kobe dalle grinfie di Teach, e potrebbe permettere a Law di scappare o cercare un modo di combattere Teach con i Marines. Per Kid, Shanks invece potrebbe arrivare l'interruzione da parte di Loki che fermerebbe lo scontro nel suo regno. Penso che Shanks sia sia un protettore e alleato dei giganti, ma non è il regnante delle Warlands, che quindi potrebbe fermare la scorribanda tra i due pirati.
E poi chissà che cosa sta combinando il nostro Buggy con la Cross Guild e Mihawk e Crocodile. Chissà Oda quale nuova genialata vuole cacciare con il Imperatore. Sono sicuro che avremo aggiornamenti anche per quanto riguarda Buggy nei prossimi capitoli. E voi che cosa ne pensate, ragazzi? Cosa sta succedendo nel mondo di One Piece? È veramente iniziata la corsa allo One Piece? È davvero iniziata la guerra al trono dei re dei pirati? Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi chi vincerà in questi scontri? E io vi aspetto come al solito al prossimo video. Ciao!